What's up guys, io sono Christian e questo qua è il primo tutorial di questo Halloween e come potete vedere ho già fatto il mio priming e la mia color correction, quindi passiamo al fondotinta. Come prima cosa utilizzo questa cialdina qui di Mula che si chiama Nike ed è una cialda gialla in crema e la vado ad applicare con dei piccoli puntini utilizzando un pennellino altrettanto piccolo perché non avevo voglia di utilizzare le dita, semplicemente per andare ad ingiallire il fondotinta che applicherò successivamente che è leggermente troppo rosato per il mio skin tone. Una volta fatto questo, passo al fondotinta e utilizzo il Tinted Doll di Lancome nella tonalità 010, che è un fondotinta che io amo, che ho depotato in questo pottino perché il mio si era rotto, e semplicemente lo vado ad applicare sfumandolo direttamente utilizzando la blender. Passo ai punti luce e utilizzo Pro Filter di Rihanna nella tonalità 150, che è un fondotinta troppo chiaro per me da utilizzare completamente su tutto il viso, e vado così a schiarire tutta la parte centrale, ovvero zona sotto gli occhi, palpebre mobili, ponte del naso, fronte, arco di cupido e mento, e sfumo tutto con la Beauty Blender. E una volta fatto questo passo agli scuri utilizzando NYX di Mulac, andandolo ad applicare utilizzando un pennello da pittura perché mi andava di fare così per andare a creare i miei scuri, e successivamente andrò a sfumare quello che ho applicato utilizzando sempre la Beauty Blender. Una volta sfumato e fissato tutto dal Gradient Blush Kit di Anastasia Beverly Hills, vado a prendere la colorazione in basso a sinistra e con il pennello da blush della Essence, che amo, vado a fare il mio contouring e vado a creare un contouring particolarmente freddo, e questa shade qua per il contour è un qualcosa di favoloso. Una volta finito di fare il contouring di tutto il mio viso, passo al bronzing e utilizzo la colorazione fredda dalla palette di Kim Kardashian con un pennello a ventaglio per andare a scaldare appunto tutti i miei lineamenti, e utilizzo questa shade qui perché è perfetta in combo con la shade che ho utilizzato per fare il contouring freddo per questo video qua. Ho deciso di mantenere un contouring, una base in generale fredda ma neanche troppo Halloween, quindi tipo biancastra, nonostante io per il trucco di questo video qua mi sia ispirato a Clown It. Una volta finito di fare il mio bronzing passo al base highlighting utilizzando Marshmallow dallo Sugar Glow Kit di Anastasia Beverly Hills, andandolo a sfumare con il mio Morphe 350, e vado ad applicare di questo illuminante super giallo giusto una piccola passata per creare un bel sottotono giallo per l'illuminante bianco che andrò ad applicare successivamente sopra. Illuminante bianco di Mula Cosmetics nella tonalità Glowy Bunny che vado a prendere dalla Get Rich Quick Palette. Una volta fatto il mio lighting sul naso, ne ho fatto pochissimo e disegnate le mie sopracciglia, vado a prendere Barbecue dalla Daily Mood di Mula con il Morphe M441, un pennello da sfumatura top, ed inizio a creare la mia transition shade andando a sfumare questo ombretto con movimenti circolari avanti e indietro del pennello sulla mia piega dell'occhio e sulla V esterna. Una volta fatta la mia transition shade dalla Prism Eyeshadow Palette di Anastasia Beverly Hills, vado a prendere il colore Lure con lo stesso pennello della Morphe ed inizio a rendere più veloce tutta la sfumatura sulla mia piega e sulla V esterna. E per quanto riguarda la qualità di questa palette, già a me la Subculture piaceva un sacco, però questi ombretti qua sono stati prestati molto di più rispetto all'altra palette, quindi sono ancora più top perché la pigmentazione c'è comunque. Una volta applicata una base violacea sulla mia palpebra mobile ho utilizzato una pastella occhi di Neve Cosmetics, riprendo la Prism e prendo il colore Osiris con un pennello a lingua di gatto ed inizio ad intensificare barra settare tutta la mia palpebra mobile e vado ad applicare questo ombretto poco alla volta senza bagnarlo perché non voglio un effetto troppo metallico sulla palpebra mobile, e una volta che l'ho applicato con il pennellino lo vado poi a sfumare utilizzando un pennello da sfumatura piccolissimo e preciso, ovvero il Morphe M514, e quello che ho notato è che questo ombretto si è sfumato, non è neanche troppo metallico. Una volta sfumato Osiris con un pennello a lingua di gatto più corto e Barbecue insieme a Pika, sempre ombretto di Mulac, vado a creare la sfumatura sulla mia rimacigliare inferiore e vado a sfumare anche del giallo con il rosso per creare una sfumatura più rossa, perché solitamente i rossi quando vengono sfumati tendono più verso al magenta, e se notate un po' la palpebra peci non ve ne preoccupate, fra un po' l'aggiusto. Una volta finito di sfumare adesso riprendo la Prism con un pennello a penna e vado a prendere il colore Sphere, che è un giallo acido bellissimo, e vado a creare il mio punto di attenzione sull'angolo interno, e se notate un sacco di polvere uscire dal pennello è perché ho scartavedrato troppo il pan, quindi è una cosa un po' normale.
Passo la mia rima ciliare inferiore interna e vado ad utilizzare il rossetto di Moolah Cosmetics nella tonalità Marilyn, che mi vedete sbocciato anche un po' lì sulla mano, e vado ad utilizzare questo rossetto perché è perfetto nei toni e lo vado ad applicare utilizzando un pennellino piccolino e angolato, ma non importa che sia angolato. Una volta fatto questo si passa alla parte più interessante, ovvero l'effetto neon che mi ha ispirato uno degli ultimi trucchi fatti da James Charles, e lo vado a realizzare utilizzando Barbecue e un pennello a penna diverso rispetto a quello che ho utilizzato precedentemente, e quello che vado a fare è semplicemente copiare le linee grafiche di It. Il consiglio che vi posso dare per la realizzazione di un effetto neon è quello di prendervi di riferimento il pennarello che c'è nelle storie di Instagram. Quindi se vi fate una storia e andate a fare un po' di ghirigori con quel pennarello lì, riuscite a capire come vanno a giocare insieme le linee. E quello che ho capito è che praticamente c'è una linea di colore più intensa e satura al centro, poi si va a sfumare verso l'esterno e successivamente poi c'è una linea bianca all'interno, molto molto piena e molto bianca. E quello che appunto sono andato a fare io è una linea satura di colore, e successivamente l'ho sfumata utilizzando della powder gialla, e ho utilizzato Zeus di Moolah con un pennello diverso, e poi una volta sfumato e contento del tutto ho utilizzato del bianco. Una volta delineati tutti i punti in cui voglio far andare a passare il mio neon, il bianco che vado ad utilizzare è l'Ever Liquid Lipstick numero 82 di We Makeup, e lo vado ad applicare utilizzando un pennello da pittura da modellismo, quindi piccolissimo e sottilissimo, concludendo così la parte del neon di questo makeup. Semplicemente con molta calma vado a fare tutte le mie linee. Per quanto riguarda il naso, lo andrò a fare successivamente e utilizzerò il retro di questo pennellino per fare un cerchio il più perfetto possibile, utilizzando la tecnica che ho utilizzato prima, ombretto e poi rossetto liquido. Una volta finito di realizzare il mio effetto neon, passo a mascara e ciglia finte. Come mascara utilizzo il Benefit Roller Lash, mentre come ciglia finte un mix di ciglia che non sapevo nemmeno io al momento. E una volta applicate le mie ali con il lattice e la Dramastics di Krylon e dei quadrati di tessuto che penso siano velluto, vado a creare il mio costume arricciando il tessuto e appiccicandolo al corpo utilizzando per la maggior parte il lattice, perché è un collante molto più potente rispetto alla Dramastics che stavo utilizzando all'inizio e che vedevo non mi stava incollando praticamente niente al corpo. E una volta che sono arrivato alla quantità di velluto che volessi sul mio corpo, ho preso e ho messo delle lentine bianche che sono sempre di Krylon e sono fighissime. Ho cambiato il mio sfondo e voilà, questo qui è il look completo. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto tramite un commento. Se questo video o questo look vi sono piaciuti, cliccate un mi piace ed iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, così non perderete i miei video in futuro. E detto questo, thanks for watching.